Cleopatra. Una regina. Una seduttrice. Un'incarnazione divina. La sua reputazione è diventata leggenda. Cleopatra era una donna sensuale, era intelligente, era potente e perciò era scontato che sarebbe stata fonte di guai. Nata in una famiglia incestuosa e sanguinaria, ha sedotto il potente Giulio Cesare e si è innamorata del dissoluto Marco Antonio. Questa è la più grande storia d'amore mai raccontata. Ma la vera storia di Cleopatra batte qualunque tragedia shakespeariana o film di Hollywood. Era disposta a uccidere, sedurre, andare a letto con chiunque, a seconda della situazione. Questa è la storia di una madre affettuosa e di una pluriomicida, di una spietata statista e di una carismatica celebrità. Lei era una star nata. Questa è la storia della vera Cleopatra. Fin dalla sua nascita, nel 69 a.C., Cleopatra non ha mai smesso di lottare per il trono e per la sua vita. La regina nasce e cresce ad Alessandria d'Egitto, in un calderone di intrighi, inganni e omicidi. Figlia di una delle dinastie più sanguinarie e spietate della storia, quella tolemaica. Persino per gli standard del mondo antico, la dinastia tolemaica sembrava uscita da una soap opera. Il sangue, la brutalità e gli efferati omicidi a palazzo sono senza dubbio all'ordine del giorno per questa famiglia. E quando non uccidono i propri familiari, li sposano. C'erano degli uomini che sposavano le sorelle, dei figli che sposavano le madri. È un'usanza veramente assurda. Circondata dagli incesti, sommersa dal sangue, Cleopatra finisce per sposare e poi sconfiggere il suo stesso fratello, Tolomeo XIII. Ma riuscire a sopravvivere in questo covo di vipere non è che l'inizio. Infatti Cleopatra dovrà affrontare una minaccia ben più grande che incombe su di lei e sul suo amato Egitto. L'impero romano in costante espansione. L'impero romano ha conquistato gran parte del Mediterraneo. E ha messo gli occhi sull'Egitto perché è un paese molto florido, pieno di risorse incredibili. Quindi Roma cerca sempre di capire se sarebbe possibile annetterlo all'impero. L'esercito romano è troppo numeroso e nettamente superiore perché l'Egitto possa sconfiggerlo. Cleopatra capisce che l'unico modo per tenere a bada i romani è averli dalla sua parte. E per questo motivo decide di sedurre il leggendario Giulio Cesare. Cleopatra ha usato le sue risorse in modo molto intelligente e saggio. A soli 25 anni, Cleopatra è la sovrana dell'Egitto, amante di Giulio Cesare e madre di suo figlio. Un figlio che lei spera erediterà non soltanto l'Egitto, ma un vasto nuovo impero che unirà l'Egitto e Roma. Aveva un figlio che univa Roma e l'Egitto, una posizione privilegiata. Era tutto programmato. Ma il 15 marzo del 44 a.C., il mondo per il quale Cleopatra ha lottato così duramente va in frantumi. Cesare viene assassinato. Di colpo tutti i suoi progetti finiscono in fumo. Per Cleopatra la morte di Cesare equivale a una catastrofe. Cleopatra rischia di perdere tutto quando Cesare muore. Ma in lei c'è ancora voglia di lottare, di resistere e di trovare una via d'uscita. Non ha intenzione di uscire di scena. Ora che il suo amante è morto, Cleopatra ha bisogno di qualcun altro che la aiuti a impedire che Roma invada l'Egitto e ne rubi le ricchezze.
deve trovare un nuovo alleato. E la posta in gioco non potrebbe essere più alta. La sua vita, quella di suo figlio, e le sorti dell'Egitto dipendono da lei. Toccava a lei sfruttare le sue abilità diplomatiche per provare a stipulare una nuova alleanza e ricostruire da zero lo stesso rapporto con Roma che aveva quando Cesare era vivo. Cleopatra intuisce chi potrebbe sostituire Cesare, uno dei nuovi condottieri dell'impero romano, Marco Antonio. Sarà lui la prossima conquista di Cleopatra. Il suo più grande amore, il suo errore fatale. Questo era l'uomo che diceva di essere il discendente di Ercole, di Eracle, che se ne andava in giro tirando su l'orlo della tunica per mostrare le sue cosce muscolose e portava la spada per avere un'aria spavalda e sembrare un eroe greco dell'antichità. Ma è un eroe imperfetto. Marco Antonio non è in grado di controllare i suoi impulsi e i suoi desideri, quello per il vino e quello per il sesso. Lui si ubriaca in pubblico, banchetta con attori e attrici e molti di loro sono ex schiavi. Si comporta male, non rispetta le regole perché è un aristocratico, fa ciò che vuole. Per Cleopatra, allearsi con questo grande seduttore potrebbe essere l'unico modo per sopravvivere. Nel 41 avanti Cristo, Cleopatra si mette in viaggio per incontrare Marco Antonio a Tarso, in Turchia. Si prepara per mettere in scena lo spettacolo più sensazionale della sua vita. Una sontuosa, sensuale manifestazione di potere e di opulenza, appositamente studiata per fare leva sulle debolezze di Marco Antonio e conquistarlo. Lei capisce che Antonio è un Don Giovanni. È consapevole del fatto che Antonio sarà attratto da lei. Sfrutta questa cosa a suo vantaggio, arrivando volutamente, come molte donne, in ritardo calcolato, portandolo a domandarsi quando arriverà e è già in ritardo. E penso che Antonio sia a un passo dall'esasperazione quando lei finalmente arriva. Mentre la sua nave attracca davanti al palazzo, Cleopatra mette in scena uno spettacolo che supera ogni aspettativa di Marco Antonio. Una scena così memorabile che viene persino descritta da Plutarco, il più grande storico romano, quasi un secolo più tardi. La regina risaliva il fiume, racconta Plutarco, in una nave dalla poppa d'oro e le vele di porpora. Lei era sdraiata sotto un baldacchino ricamato d'oro, affiancata da due fanciulli simili ai putti dei quadri che le facevano vento. Quello che si capisce da questa descrizione è che si basa tutto sull'erotismo e sulla teatralità. Per Antonio potrà essere pericoloso, ma senza dubbio è allettante. Cleopatra dà davvero il meglio di sé e allestisce uno spettacolo senza eguali. Ha in mano la situazione. Invia un messaggio ad Antonio per dirgli che non gli farà visita. È lui che dovrà andare da lei. Così è lui che deve presentarsi al cospetto di Cleopatra e non più il contrario. È un rischio, ma è un rischio che dà i suoi frutti. L'ingegnoso spettacolo offerto da Cleopatra sta compiendo il suo incantesimo. Ancora prima di incontrarlo, Cleopatra è riuscita a stregare Marco Antonio. Lui sa che lei vuole persuaderlo. E lei sa che lui vuole le risorse dell'Egitto, ma fa parte del gioco. Per Cleopatra c'è in ballo la sua vita. Sa che Antonio ha bisogno di soldi per finanziare le sue campagne militari.
e ha intenzione di barattarli in cambio della sua vita, di quella di suo figlio e dell'indipendenza dell'Egitto. Per Cleopatra non c'è distinzione tra piacere e affari. Per lei il sesso è davvero fonte di potere. Lo manipola in modo astuto. Essendo una donna intelligente, gli lascia credere che sia lui a sedurla. L'intesa sessuale che c'è fra di loro è elettrica, è dinamite, e secondo me questa è la più grande storia d'amore mai raccontata, perché loro si desideravano intensamente. Malgrado la morte di Cesare, Cleopatra riesce nuovamente a escogitare un modo per assicurarsi il potere. Marco Antonio diventerà l'amore della sua vita, nonché la causa della sua morte. L'ardente passione che unisce la regina egiziana e il condottiero romano scatenerà un inferno fatto di lussuria, decadenza e morte, che distruggerà Cleopatra e incenerirà il mondo antico. Tre anni dopo la tragica morte di Cesare, Cleopatra riesce nuovamente a trovare un potente alleato a Roma. Marco Antonio rimane così stregato da Cleopatra quando la incontra a Tarso, da seguirla in Egitto. Ufficialmente si trova ad Alessandria per affari, ovvero per finanziare le sue campagne militari. Ma in realtà è un viaggio di piacere. Gli piace vivere in Egitto. Lui ama l'attività fisica, tutto quello che è competizione, l'ostentamento della prestanza fisica, del bell'aspetto, dei muscoli e via dicendo. Marco Antonio stravede per la regina egizia e per la sua esotica cultura. Cesare era andato ad Alessandria ed era stata quasi un'invasione. Marco Antonio si reca ad Alessandria, si toglie la toga e va a bere in giro con i nativi e con Cleopatra, inserendosi all'interno della comunità. Cleopatra e Antonio si divertivano un mondo insieme. Erano quasi l'equivalente dell'odierno Bullington Club di Oxford, un circolo per ricconi debosciati. Invitavano a palazzo la gente che contava e facevano dei giochi alcolici. Anche se i giochi sono divertenti, la loro relazione si fa seria. Inizialmente l'interesse di Cleopatra per Marco Antonio aveva un fine politico. Ma nell'arco di qualche settimana, la politica lascia il posto alla passione. C'è più passione, persino più amore, meno controllo nella relazione con Marco Antonio che in quella con Giulio Cesare. Cleopatra farebbe di tutto pur di tenersi stretto il trono. Sia che si tratti di mischiare gli affari con il piacere o di compiere un delitto alle spalle di suo figlio. Durante la sua relazione con Cesare, Cleopatra regnava sull'Egitto a fianco del fratello minore, Tolomeo XIV. Inizialmente non era che un fantoccio nelle mani di Cleopatra. Ma crescendo, era diventato una minaccia. Cleopatra sapeva che l'unico modo per sopravvivere era detenere il potere ed eliminare i rivali. Singolarmente, lui muore. È una coincidenza troppo strana ed è probabile che lei l'abbia fatto assassinare in qualche modo così che Cesarione potesse diventare l'erede al trono. Dietro il suo fascino si nasconde un'amara verità. Cleopatra era un'assassina. Dopo aver eliminato il fratello, l'unico membro della famiglia che costituiva una minaccia era sua sorella, Arsinoe. Adesso, con l'aiuto del suo nuovo amante, Marco Antonio, Cleopatra decide di sistemare anche quest'ultima faccenda rimasta in sospeso. Arsinoe è in esilio in Turchia, dove Cleopatra non può toccarla. Ma ciò non vale per i soldati di Marco Antonio.
Arsinoe, l'ultima sorella rimasta, viene uccisa su ordine di Marco Antonio. All'età di 28 anni, ora che i suoi fratelli sono morti, Cleopatra ha il potere assoluto che ha sempre bramato. Con il figlio Cesarione, suo erede, pronto a portare avanti la dinastia, Cleopatra si può rilassare, nella certezza che i suoi nemici sono morti e che la minaccia di Roma è stata neutralizzata grazie alla sua alleanza con Marco Antonio. Antonio e Cleopatra trascorrono insieme delle giornate incredibili e inebrianti. Sono eccessivi, sono stravaganti, senza alcun freno. Ma questo comportamento è pericoloso, perché ciò che è accettabile in Egitto, a Roma, suscita scandalo. Cleopatra viene descritta dai romani come un'ubriacona, il che equivaleva a essere considerata una despota e una prostituta. La relazione scandalosa fra Cleopatra e Marco Antonio fa gioco al suo rivale, erede di Cesare, Ottaviano. Antonius memor patri. Non. A soli 22 anni, questo ragazzo prodigio ha già in mano parte dell'impero romano, condividendone il comando con Marco Antonio, grazie a una precaria alleanza. L'impero romano viene spartito in modo equo e ben presto sono solamente Ottaviano e Marco Antonio i due uomini a detenere il potere a Roma. Ottaviano assume il controllo dei terreni a occidente, Antonio di quelli a oriente. Ma c'è un problema, sono aristocratici e gli aristocratici non sono bravi a dividere il potere. E tutto è pronto per la resa dei conti. Ad Alessandria, ebri e innamorati, Cleopatra e Marcantonio sono sordi alla tempesta che infuria a Roma e ciechi alla minaccia crescente di Ottaviano. Al contrario, Cleopatra sta sfruttando tutto il suo grande acume per ammaliare il suo amante e assicurarsi il suo appoggio. C'è un aneddoto molto famoso su Cleopatra, nel quale lei dice di voler organizzare il banchetto più costoso del mondo. Sfida Antonio dicendo: quanto denaro spenderesti per una festa? E Antonio spende una cifra enorme. E Cleopatra dice: posso fare di meglio. Cleopatra, molto tranquillamente e astutamente, si toglie uno dei suoi splendidi orecchini di perle. Lo fa cadere in una coppa di aceto di vino, lo fa sciogliere e poi lo beve. Questo calice di vino costa più di qualunque festa Marco Antonio possa organizzare. Cleopatra supera in astuzia Marco Antonio perché è più intelligente di lui. Ci sono dei segnali in alcuni degli aneddoti che li riguardano che ci fanno intuire che Cleopatra fosse la più intelligente dei due e che manipolasse Marco Antonio in un modo che non le era riuscito con Giulio Cesare. Cleopatra ha manipolato Marco Antonio perché la aiutasse a disfarsi dei suoi nemici e la proteggesse da Roma. Ma a Cleopatra questo non basta. L'ambiziosa regina vuole che il suo amante la aiuti a costruire un impero tutto suo. È un sogno che coltiva fin dall'infanzia e che le viene ispirato dall'uomo sepolto nel centro di Alessandria, Alessandro Magno,
Alessandro ha fondato la città reale nella quale Cleopatra è cresciuta e ha fondato un impero che si estendeva ben al di là dei confini dell'Egitto, coprendo gran parte del mondo antico. Lui regnava su un impero enorme, ma ormai quell'impero era frammentato. L'impero perduto di Alessandro è per Cleopatra una grande fonte di ispirazione. Ricrearlo diventerà un'ossessione che la accompagnerà per tutta la vita. Adesso, resi i fratelli inoffensivi e con Marco Antonio che pende dalle sue labbra, Cleopatra è pronta per trasformare il suo sogno in realtà, creando un nuovo impero che abbracci il Mediterraneo, su cui regnare con il suo amante e da lasciare in eredità al figlio. A quanto pare, lei aveva ereditato quel desiderio di unire i popoli a occidente e oriente del Mediterraneo per creare un impero multiculturale con a capo l'Egitto. Ma il piano di Cleopatra ha un difetto. La sua riuscita dipende dal fatto che Marco Antonio mantenga il controllo su Roma. Tuttavia, durante il suo prolungato soggiorno ad Alessandria, la sua influenza sul senato romano è sempre più debole. Mentre invece quella di Ottaviano cresce sempre di più, portandolo a tramare alle spalle di Marco Antonio e a complottare la disfatta dei due amanti. Antonio vive ad Alessandria e anche se si trova perfettamente a suo agio, allo stesso tempo non perde mai di vista la situazione politica che c'è a Roma. All'inizio del 40 a.C., dopo diversi mesi ad Alessandria, finalmente Marco Antonio presta ascolto ai segnali di avvertimento e fa ritorno a Roma. Nel frattempo, Cleopatra è rimasta incinta. Nel nostro immaginario si sentiva un'amante rifiutata. Avrebbe voluto averlo al suo fianco, ma non penso che lei si struggesse per lui o che desiderasse disperatamente il suo ritorno. Non era quel genere di donna. Cleopatra sa che se Marco Antonio dovesse perdere il controllo su Roma, tutto quello per cui lei ha lavorato e che desidera andrebbe in frantumi. È una donna determinata, disposta a mettere da parte le sue necessità personali pur di soddisfare le sue ambizioni politiche. Anche se questo implica compiere dei sacrifici, come farsi da parte mentre il suo amante sposa un'altra donna. Lui sposa la sorella di Ottaviano. Questo è chiaramente un matrimonio di convenienza. Per gli antichi romani, le donne sono delle pedine nelle alleanze politiche. Le donne vengono fatte sposare o divorziare a seconda del rapporto che due uomini scelgono di instaurare. Ad Alessandria, Cleopatra dà alla luce due gemelli. A Roma, Marco Antonio si finge un marito perfetto e consolida il suo potere nel Senato. Cleopatra è lontana, ma è determinata a far sì che lei e i suoi figli non vengano dimenticati. Gli amanti si tengono in contatto, scrivendosi di nascosto e mantenendo vivo il loro sogno di regnare insieme. Ma questa idea di un impero condiviso con Cleopatra porterà Marco Antonio e Ottaviano, i due uomini più potenti del mondo, in rotta di collisione. Il devastante risultato sarà proprio quello che Cleopatra ha sempre tentato di evitare. Una guerra contro Roma. Una guerra che la costringerà a implorare per la sua vita, a progettare la sua morte e a tradire l'uomo che ama. Cleopatra è ossessionata da un'idea, quella di regnare non solo sull'Egitto, ma su un più vasto impero lungo il Mediterraneo e magari su Roma stessa. E conta su Marco Antonio perché questo sogno si realizzi. In quanto amante di Marco Antonio, nonché madre dei suoi figli, Cleopatra spera che il condottiero romano le proponga di governare al suo fianco.
Così, nel 37 a.C., finanzia la sua campagna militare per appropriarsi dell'impero perduto di Alessandro Magno. Ma le capacità di Marco Antonio non sono all'altezza delle ambizioni di Cleopatra. La campagna è disastrosa. Antonio perde gran parte dell'esercito e non ottiene nulla. Non è un bravo soldato perché ha poca esperienza di comando ad alti livelli e non se la cava molto bene. Il fatto che sopravviva non rende meno grave la sua disfatta. Umiliato, Marco Antonio fugge ad Alessandria per trovare conforto tra le braccia di Cleopatra. Però, malgrado la sconfitta, Marco Antonio vuole regalare a Cleopatra l'impero che ha sempre sognato. Marco Antonio spartisce grosse porzioni dell'impero fra i figli di Cleopatra. Agli occhi dei romani, l'idea che vasti territori dell'impero possano passare nelle mani di una regina straniera è un atto di sfida, un attacco all'autorità di Roma. A questo punto è evidente che Antonio e Cleopatra stanno cercando di creare un impero a Oriente e sono in diretta opposizione con Ottaviano a Roma. Per Ottaviano è la goccia che fa traboccare il vaso. Definisce Cleopatra un pericoloso aggressore straniero, una minaccia per la stessa Roma. L'abile stratega capisce che questa è l'occasione che stava aspettando per attaccare l'Egitto, impadronirsi delle sue ricchezze ed eliminare il suo rivale Marco Antonio. Cleopatra è un dono piovuto dal cielo per Ottaviano, perché grazie a lei ha la possibilità di dichiarare guerra a Marco Antonio. Non una guerra civile, ma una lotta fra Roma e l'Egitto, fra repubblica e monarchia e soprattutto fra uomini e donne. Nella primavera del 32 a.C., Ottaviano dichiara guerra all'Egitto. Un anno più tardi, in seguito a numerose vittorie, le legioni di Ottaviano si apprestano a circondare Alessandria. E Cleopatra si rende conto dell'amara realtà. Aveva scelto male. Inizialmente Marco Antonio sembrava il favorito. Nessuno si aspettava che alla fine sarebbe stato Ottaviano a trionfare. Antonio, si sarà detta, è spacciato, ma per lei poteva andare diversamente. Così, all'insaputa di Marco Antonio, Cleopatra fa un'offerta a Ottaviano. Si dice che lei gli abbia offerto uno scettro, una corona, segni di regalità, per indicare che poteva avere l'Egitto. Lei gli dice: ti darò dei soldi se tu mi prometterai che la sicurezza dell'Egitto e quella di mio figlio Cesarione verranno garantite da Roma. Ma a Ottaviano non interessano i soldi di Cleopatra. Lui vuole il suo paese, con le sue risorse e la sua posizione. E che il suo rivale, Marco Antonio, esca di scena. Agli amanti non resta che attendere l'arrivo di Ottaviano, annegando i propri dispiaceri nell'alcol. Profeticamente ribattezzano la loro congregazione il Club dei Suicidi. Ottaviano e le sue legioni prendono d'assalto la città, travolgendo le poche truppe rimaste a Cleopatra. La regina capisce che la sua unica via di fuga potrebbe essere la morte. Ma se deve morire, è determinata a far sì che ciò non avvenga per mano di Ottaviano. Il suicidio aveva un'altra valenza per chi viveva nel mondo antico. Nelle società di quell'epoca non si fingeva che la morte non esistesse. La si accettava come un dato di fatto.
Spesso si moriva fra le atroci sofferenze di una malattia o in battaglia, e il suicidio era un modo per controllare la propria morte. Così Cleopatra decide di condurre degli esperimenti. Somministra ai suoi prigionieri diversi veleni per verificare quale provochi una morte più dignitosa e meno violenta. Trovando il veleno giusto, si poteva andare nell'altro mondo senza soffrire. È esattamente quello che una sovrana egiziana dovrebbe fare: pianificare scrupolosamente la sua morte, in modo da andare nell'oltretomba alle sue condizioni. Il 1 agosto del 30 a.C., dopo notti di sfrenato edonismo e giornate trascorse a programmare la propria morte, Cleopatra saluta Marco Antonio per l'ultima volta. Il condottiero abbandona il palazzo per tentare un'ultima resistenza contro l'esercito di Ottaviano. Ma le truppe di Marco Antonio si sono già arrese e lui non è che un generale senza la sua armata. Il povero Antonio avrebbe voluto battersi, ma i suoi dei l'avevano abbandonato. E quando gli dei ti abbandonano, stando a quello che ci dicono i classici, non puoi vincere. È un vero disastro. È l'inizio della fine. Il tragico patto suicida degli amanti, con l'aspide e il pugnale, è ormai leggenda e ha ispirato sia Shakespeare che Hollywood. Ma la realtà è un'altra, ed è molto più sinistra. Si dice che Cleopatra avesse fatto riferire ad Antonio che si era suicidata. Cleopatra conosceva Marco Antonio meglio di chiunque altro al mondo. Sapeva cosa avrebbe pensato, come avrebbe reagito, cosa avrebbe fatto. O sarebbe fuggito, o si sarebbe ucciso. Ma Cleopatra non è morta. Sa che Marco Antonio è spacciato. Capisce che non c'è niente che possa fare per salvarlo. Tuttavia, non sa ancora se anche per lei sia finita. Decide di fare una scelta e rinunciare al suo amante, Antonio, che secondo me amava davvero, al fine di assicurare un futuro al suo amato Egitto. Messa di fronte a una scelta terribile, Cleopatra sceglie il potere al posto della passione, sacrificando il suo amante per salvare il suo paese. L'unico modo per interpretare questa scelta è considerarla una calcolata e alquanto crudele mossa politica. Cleopatra ha spinto l'uomo che la amava a togliersi la vita. Antonio va compatito a questo punto, perché ormai è ferito e soffre moltissimo, ma non è ancora morto. E così Cleopatra decide di farlo condurre nel suo mausoleo, che sta usando come nascondiglio. Benché Cleopatra abbia deciso di sacrificarlo e abbia creato la situazione perché ciò accadesse, è pur vero che è soltanto grazie a Marco Antonio se lei ha avuto la sensazione di non essere sola al mondo. E perciò decide di dirgli addio in un ultimo incontro romantico e drammatico. Ma
gli amanti condannati, l'aspide mortale, il leggendario patto suicida. È un finale potente e incredibilmente tragico. Cleopatra prende Antonio fra le sue braccia, gli confessa il suo profondo e autentico amore. Dopodiché prende un aspide e se lo appoggia sul seno. Quello che i film di Hollywood ci hanno fatto credere è che appena Antonio muore, Cleopatra allunga la mano verso l'aspide, se lo appoggia al seno e muore accanto al suo amante. Ma non è questo che è accaduto davvero. Il primo agosto del 30 a.C., 9 anni dopo il loro primo fatidico incontro, Marco Antonio muore. Ma Cleopatra non ha intenzione di morire con lui. Il patto suicida è un inganno. Mentre le guardie di Ottaviano si avvicinano al mausoleo, Cleopatra abbandona il suo amante ormai morto in un ultimo disperato tentativo di salvezza. Dopo essere stati sconfitti dal loro rivale Ottaviano, Cleopatra e Marco Antonio stipulano un patto suicida. Ma Cleopatra ha altri progetti: sacrificare il suo amante e salvare se stessa. Nella nostra mente, la morte di Cleopatra segue immediatamente quella di Antonio. Un amante muore e l'altro si uccide. Ma in realtà non è andata così. Non c'è nessun aspide, nessuna tragedia shakespeariana, nessun finale hollywoodiano. Quella di uccidersi è una delle possibilità che Cleopatra sa di avere. Ha condotto diverse ricerche su tutti i veleni esistenti, ma secondo me non ne vuole ancora escludere nessuna, anche se a questo punto si rende conto che queste possibilità sono sempre più limitate. E dipendono tutte da Ottaviano. È lui adesso ad avere il controllo dell'Egitto e vieta a Cleopatra di uscire dal suo palazzo. La sua unica speranza è riuscire ad ammaliarlo così come ha ammaliato Marco Antonio. Si rende conto che non basterebbe un'entrata d'effetto per convincere Ottaviano e così cambia registro. E non cerca di conquistarlo con uno spettacolo, ma prova a sfidarlo intellettualmente. Cleopatra sa di dover implorare per la sua vita e per quella dei suoi figli. Per perorare la sua causa, mostra a Ottaviano lettere in cui Cesare proclamava la fedeltà di Cleopatra a Roma. È così convincente che Ottaviano non riesce a stare in sua presenza e si alza e... esce bruscamente perché vuole chiudere la questione. Se fosse rimasto ancora un po', lei l'avrebbe convinto. Finalmente Cleopatra ha trovato qualcuno al suo livello. Ottaviano non si lascerà convincere, sedurre o comprare, perché è spietato e determinato, come Cleopatra stessa. Né le sue abilità seduttive, né il suo carisma erotico, né le sue capacità intellettive, né le sue doti convincono Ottaviano. Ma a Ottaviano non basta sconfiggere Cleopatra. Vuole umiliarla, esibirla per le strade di Roma come bottino di guerra.
Voleva dimostrare a tutti quant'era caduta in basso la regina. Lui voleva portarla a Roma, dove l'avrebbero legata a una biga e trascinata per le strade ed esposta al pubblico ludibrio, ma Cleopatra non avrebbe mai retto a un'umiliazione così grande. Infine, Cleopatra si rende conto che il suo sogno, quello di un Egitto indipendente e di un vasto impero che assicuri un futuro ai suoi figli, è morto. Cleopatra ha capito che il sogno che cercava di realizzare da tutta una vita era ormai fuori dalla sua portata e, quando non ha più potuto aggrapparsi a questo sogno, la vita ha perso ogni valore, perché non avrebbe accettato il secondo posto. Il 12 agosto del 30 avanti Cristo, 11 giorni dopo la morte di Marco Antonio, Cleopatra decide di togliersi la vita, anziché lasciare il suo destino nelle mani di Ottaviano. Penso che Ottaviano pregustasse la vendetta al pensiero di portarla a Roma. Ella, in quanto donna intelligentissima, appena ha capito che il suo mondo non era più come lei avrebbe voluto, ha detto addio. Persino di fronte alla morte, è Cleopatra a reggere le fila del gioco. Gli soffia la vittoria da sotto il naso. Il poeta Orazio scrive: «Ah, come può una semplice donna togliersi la vita?» Il suicidio della regina Cleopatra per Ottaviano sarà stato il colpo più duro di tutta la sua vita. Per vendicarsi, Ottaviano distrugge tutto quello per cui Cleopatra ha lottato. Il suo paese viene inghiottito dall'impero romano. Il suo amato Cesarione, in cui riponeva tutte le sue speranze e i suoi sogni, viene assassinato. E i figli di Marco Antonio svaniscono nel nulla. Cleopatra è morta. Ma oggi, 2000 anni dopo la sua morte, la sua leggenda è ancora viva. Madre amorevole e feroce assassina, spietata statista e edonista sfrenata, seduttrice seriale e incarnazione divina. Sono queste contraddizioni che rendono Cleopatra una donna indecifrabile e impossibile da dimenticare. Questa donna ha un tale fascino che persino quando compie un atto orribile hai voglia di sentirne parlare. Era una star nata. Era una donna di grande intelletto, una donna di grandi passioni. Sapeva sfruttare tutte le sue doti a suo vantaggio e a beneficio del suo paese e della sua famiglia. È per questo che oggi parliamo ancora di lei.